Buongiorno a tutti, noi di Web TV Piero da Saronno, oggi siamo in compagnia dell'avvocato Ettore Ianni. Non è della professione di avvocato che vogliamo parlare con il dottore, bensì di un'interessante pubblicazione e direi curiosa nonché intelligente, di cui l'avvocato Ianni ne è l'autore. Il titolo: Aspetti di religiosità popolare, immagini ed edicole sacre a Saronno. Dottor Ianni, quali sono state le motivazioni e gli scopi di questo lavoro? Com'è nato in lei l'interesse per questo argomento e soprattutto cosa l'ha spinto poi a produrlo come pubblicazione? Ringrazio di questa domanda che considero veramente pertinente e necessaria per dare una spiegazione a questo lavoro che ha impegnato me, ma anche io vorrei ricordare l'apporto che dal punto di vista delle tavole fotografiche diede il fotografo Longoni e maggiormente il fotografo appassionato Franco Galli di Saronno. E la motivazione è nata dall'interesse per riscoprire, difendere e valorizzare le tradizioni e i beni culturali saronnesi. Dedicati ai dipinti popolari religiosi, agli ex voto murali e su tavola. Quindi un lavoro di ricerca, di documentazione e di recupero, motivati da due costanti: conoscere e tutelare. Far conoscere alle giovani generazioni saronnesi le usanze ormai perdute, le tradizioni quasi dimenticate, il mondo di ieri, aspetti meno noti, meno vistosi del nostro passato, ma proprio per questo più minacciati e più esposti al pericolo di scomparsa, che devono essere riscoperti e per quanto possibile tutelati. Dottor Ianni, quali sono stati invece i motivi principali che hanno spinto cittadini privati e più in generale la popolazione a produrre questi aspetti di religiosità? Ecco, io vorrei rispondere con un'affermazione che non è mia, ma di un saggista francese, Roger Queyau, che così scrive: il sacro appartiene come proprietà stabile ed effimere a certe cose, a certi esseri, a certi spazi, a certi tempi. È una qualità che le cose non possiedono per se stesse. È una grazia misteriosa che piomba su di esse. Costruzione delle edicole sacre o il dipinto nasce da una necessità sentita dalla gente che viene inquadrata in questo ambito: il ringraziamento verso una grazia ricevuta, cioè l'adempimento di un voto. In tante di queste edicole vi sono collocate degli ex voto, tipo cuore d'argento, oppure la frase, la sigla VFGR, cioè voto per grazia ricevuta. La vita quotidiana, ancora nell'Ottocento, era pervasa di religiosità, tanto che ogni singolo atto veniva posto sotto la protezione della divinità
per assicurarne il miglior risultato possibile. In particolare vorrei richiamare il fatto che la presenza più numerosa di edicole la troviamo in via San Cristoforo a Saronno, una via dove fino agli anni 50-60 c'erano ancora le stalle degli animali, dei bovini, dei buoi, delle mucche, dove c'era un'attività anche agricola. E questo perché? Appunto perché la dicola con la rappresentazione del santo era un'invocazione di tutela agli animali che rappresentavano l'unica fonte di vita degli abitanti. E nella chiesetta di Sant'Antonio in fondo a via San Giuseppe vi è all'esterno un mosaico che rappresenta, un mosaico molto bello, che rappresenta Sant'Antonio Abate, che è noto il protettore degli animali della campagna. E mosaico che fra l'altro ha sostituito una statua di Sant'Antonio Abate che adesso si trova all'interno della stessa chiesetta, che risale a tanti anni fa. Dottore, quante ne ha censite con la sua pubblicazione e perché molte di queste sono state trascurate o addirittura sono scomparse? Ecco, in totale sono circa 80 edicole che io ho potuto rilevare, sulle quali è stato possibile ricostruire una storia, che non è soltanto il mio libro non è soltanto una documentazione fotografica, ma è anche accompagnato da un testo per ogni fotografia, per cui alcune dove questa storia non era possibile ricostruire sono state anche un po' tralasciate. Di queste ottantina alcune sono scomparse e nel mio libro ne parlo, c'è una parte dedicata a queste edicole scomparse, delle quali però ho fornito anche la documentazione fotografica, scomparse un po' per l'incuria della gente, un po' perché soltanto di recente, anzi il mio libro forse è stato uno dei primi che in Italia si è voluto occupare e ha dato risalto a questa forma di espressione chiamata impropriamente arte minore. E, per incuria, per indifferenza, oppure perché per ignoranza, specialmente per quella foga del piccone demolitore che un po' ha imperversato a Saronno negli anni 70. Dottore, quali sono stati i metodi da lei utilizzati per la loro datazione e per l'identificazione sia dell'autore o dell'eventuale restauratore? Ecco, devo dire che questo mio lavoro è capitato nel momento giusto, nel senso che nel momento in cui era possibile ancora disporre delle notizie che ho acquisito verbalmente tramite le persone che erano state testimoni della loro installazione, del loro restauro, della costruzione, e alcune delle quali anche erano stati coloro che avevano offerto la committenza, per esempio, agli esecutori di queste edicole. Credo che se oggi si volesse ripetere questa esperienza di lavoro, non sarebbe più possibile, perché tante persone, tanti testimoni che l'hanno vissuto queste edicole nella loro storia sono scomparse. E io vorrei ricordare ad esempio dalla viva voce di alcuni abitanti della Villuccia, quella costruzione che conosciamo in via Bergamo, sono stati loro stessi a segnalarmi chi era stato il pittore che aveva dipinto nei pianerottoli delle due scale laterali le Madonne. E lo stesso per quanto riguarda per esempio quell'edicola che si trova in via Randaccio,
all'angolo, nell'incrocio di fronte alla farmacia del villaggio farmacia Matteotti, dove gli abitanti mi dicevano che negli anni 50 in quell'edicola si fermavano, finivano le processioni cosiddette rogazioni, quelle processioni guidate dalla gente del luogo e dal parroco, che si recavano nelle campagne per chiedere, proprio durante la stagione della primavera, per chiedere l'intervento, la protezione divina per il nuovo raccolto che sarebbe verificata. Queste processioni partivano dalla chiesa prepositurale, si fermavano in Corso Italia, in una costruzione che non c'è più perché è stata demolita, che si trovava subito dopo il negozio dell'Upim, e all'interno c'era un dipinto che era la riproduzione della Madonna che noi veneriamo nel santuario di Saronno. E si fermava lì, si cantava, si intonavano dei canti sacri, si installavano dei festoni, delle ghirlande di fiori, di nastri, e diventava anche quindi una festa per tutti gli abitanti. Nella raccolta delle notizie, dove è stato possibile, ho individuato anche, sempre per informazioni verbali fornitemi da queste testimoni, ho individuato come a Saronno ci sono dei personaggi che si occupavano di arte, di pittura, potremmo dire degli artisti, anche se la loro memoria ormai fosse per la maggior parte delle persone scomparsa. Io vorrei ricordare, per esempio, come autore di alcune edicole, quelle che si trovano a Cassina Ferrara, una delle quali si trova a Cassina Ferrara, proprio in via Larga, angolo via Trieste, venendo da Rovello, proprio dove comincia il territorio di Saronno, all'angolo di una strada c'era una Madonna dipinta dal pittore Carlo Guzzetti. Era una famiglia di pittori, perché anche il fratello, chiamato Antonio, si è occupato anche di alcune edicole, per esempio quelle che si trovano nella Cascina Villuccia, di cui avevo accennato prima. Altro pittore che è molto importante fu Napoleone Saltarelli, il papà di Vanni Saltarelli, che gentilmente mi ha fornito proprio notizie del padre. Nel mio libro accenno a quella storia di Napoleone Saltarelli, e fornisco delle notizie autobiografiche del pittore Saltarelli, e il figlio ha collaborato col mio testo, Vanni Saltarelli, perché anche lui è figlio d'arte, pittore Saltarelli, che è conosciuto in Italia e anche all'estero per la sua arte, e che la sua collaborazione si è manifestata mediante un disegno che rappresenta una maternità, un cartoncino con disegno esclusivo per questo libro, che rappresenta la maternità, la cui idea è nata da questa constatazione. Papà Napoleone Saltarelli ha dipinto molte edicole a Saronno, e appartiene a un'epoca, perché morì nel 1970. Come oggi un pittore, diciamo, della media età, chiamato a dipingere un'edicola, una maternità, come rappresenterebbe questa Madonna? E il Saltarelli proprio ha espresso questa sua arte nel disegno e nel cartoncino che è allegato al libro, e così ha voluto anche ricordare la figura del padre che tanto operò a Saronno. Io vorrei ricordare che una delle forse più belle, anche per la ubicazione, è quella che si trova vicino nel parco dell'ex sede comunale, municipale, la cosiddetta Villa Gianetti,
Anche se non è visibile direttamente, perché bisogna cercarlo, perché si trova in una proprietà privata, però la si vede bene perché è al di là del torrente Lura, e sia come costruzione, perché proprio sembra di essere in un luogo lontano dal traffico caotico della città, è una pausa di silenzio, una pausa di raccoglimento, e questo è il sentimento che suscita una visita a questa edicola, ma anche per la bellezza della rappresentazione, per i colori che sono state espressi come sfondo del paesaggio. Io ho chiamato questa edicola Madonna dell'Albero, perché la Madonna è appoggiata in un albero, a un albero che ha come sfondo proprio le montagne che noi vediamo da Saronno. Nelle belle giornate vediamo, il nostro occhio cade sulle montagne vicine, che sono il Resegone, che sono le montagne del Lecchese, e proprio queste montagne si trovano nello sfondo di questa Madonna. L'autore è Napoleone Saltarelli, quale ebbe l'incarico dalla proprietà di costruire questa edicola, perché ha la forma proprio di un tabernacolo con i tetti a spioventi, protettivo a spioventi, e di dipingere questa Madonna. Come non ricordare, anche perché vicino anche a noi, da tanto conosciuto, anche perché oggi c'è anche la famiglia, ci sono le figlie che custodiscono la memoria di questo personaggio, di questo artista che tanto anche operato a Saronno nel campo non solo artistico ma anche culturale, il pittore Giovanni Rossi, autore anche egli su committenza di diverse edicole sacre. Tra queste vorrei ricordare l'edicola che si trova rappresentante l'Assunzione in Cielo di Maria Vergine, nel cosiddetto quartiere Stella, nel cosiddetto quartiere Stella, vicino al complesso delle scuole. Nel mio libro c'è una tavola fotografica che riproduce il momento in cui il pittore, a termine del restauro di questa edicola, brinda assieme ai committenti alla fine di questa fatica, di questi lavori. Ed è un'espressione veramente popolare, anche così umana, di questo artista, il quale si presenta con un camice leccio, come si vuol dire, di colori, col pennello, proprio a indicare come il saluto era proprio il cincin, era espresso al termine di questi lavori. Dottore, delle edicole che lei nella sua pubblicazione cataloga come scomparse, è riuscito in qualche modo ad avere notizie? C'è qualche possibilità di recupero? Ecco, alcune diciamo edicole non è stato possibile sapere che fine abbiano fatto, probabilmente saranno state distrutte. Altre invece, e in particolare mi soffermo perché è molto importante, sia perché per la rappresentazione, anche per l'impegno che l'artista ha profuso nel dipinto in questione, è quella che si trovava in via San Cristoforo, all'altezza delle carceri mandamentali, che sono state poi distrutte come costruzione, e che si trovava di fronte allo spiazzo al largo che oggi si chiama Largo Schuster. E nel mio libro è riportata la fotografia che la riproduce, che mi fu gentilmente concessa questa fotografia da Vanni Saltarelli, e le notizie mi furono fornite proprio da lui, perché questa edicola venne dipinta dal padre
nel 1940. Nella fine degli anni 70 l'edificio venne completamente demolito e io mi informai nell'attuale negozio che c'è al posto della vecchia costruzione dove fosse finita, e i proprietari del negozio mi dissero che si erano interessati sul valore artistico di questa edicola, chiedendo l'intervento della soprintendenza, ma poi pare che la risposta sia stata non sia mai pervenuta, per cui l'edicola sembrava che fosse stata demolita. Se non che qualche anno fa, mi pare un paio d'anni fa, questa edicola è ricomparsa, restaurata, e attualmente si trova nella sala dell'Associazione Maruti in Vicola Santa Marta. E quindi diciamo è stata una più che altro scomparsa, per modo di dire, perché per fortuna questa edicola c'è ancora. Soltanto che il godimento di questa edicola non è affidato, non è al pubblico in generale, perché secondo me l'edicola è qualcosa, un bene che appartiene alla collettività e di cui garante dovrebbe farsi il comune come rappresentante di questo interesse. È vero che all'interno di un locale è meglio custodita, protetta, però si potrebbero trovare altri rimedi perché venisse restituita al pubblico, anche alla pietà popolare, perché magari queste edicole suscitano nel passante anche un pensiero di carattere religioso, l'invocazione magari di una grazia, la pronuncia di una preghiera. Restituita, e se questa restituzione non è possibile, almeno che nello spiazzo che c'è nel largo Schuster, in una parete di uno stabile, anziché questa parete dipinta con colori piuttosto anonimi, banali, venisse installata magari una gigantografia a colori che riproduca questa edicola, e magari con un cartellino che indichi all'osservatore, al passante, che l'originale si trova custodito nel Salone delle Acque. In questo modo noi potremmo segnalarla dovutamente e, diciamo così, restituire proprio alla gente, che è un'edicola che merita, sia perché è espressione più importante che c'è di questo pittore che fu il Napoleone Saltarelli di Saronno, di questo artista che operò a Saronno e quindi che continua con la presenza di Vanni, del figlio, e sia perché effettivamente è un'edicola che ha un certo pregio dal punto di vista artistico, dal punto di vista dei colori, dal punto di vista dei personaggi, riproduce i santi che erano fino a qualche tempo fa i protettori di una zona agricola, Sant'Antonio, San Sebastiano, San Cristoforo, San Sebastiano per esempio protettore contro la peste, ecco, San Rocco. Avvocato Iani, la religiosità popolare, è inutile negarlo, di questi tempi si è affievolita. Tuttavia le risulta che in Saronno essa continua a manifestarsi in qualche modo, in qualche forma, nei nuovi quartieri, nelle nuove abitazioni? Certamente bisogna dare atto che la gente di Saronno ha sentito questo stimolo a dare ad assicurare una certa continuità a queste edicole, procedendo a volte a un rifacimento delle immagini che erano gravemente deteriorate, dovute naturalmente all'incuria degli uomini e anche del tempo. Però ecco, c'è da dire che in questo modo non si salvaguardia il significato che hanno queste edicole.
le quali hanno un passato, una tradizione da comunicare non solo alle future generazioni, ma anche alle stesse persone che si avvicinano ad esse. Esse dimostrano l'arte, a volte di un pittore, magari di un artista ignoto, e il rifacimento comporta la scomparsa dell'edicola. Per cui, se si deve procedere a un giusto, alla una salvaguardia di esse, è necessario procedere ad un restauro più che a un rifacimento. Vorrei ricordare, per esempio, l'edicola che c'è in via San Giacomo, proprio di fronte in via San Giacomo, che dapprima rappresentava una Madonna Immacolata dipinta dal pittore saronnese noto Giovanni Rossi, ma che qualche anno fa il quartiere ha voluto restaurare, ma questo restauro è stato fatto mediante un completo rifacimento della Madonna, per cui oggi non vediamo più la Madonna Immacolata dipinta da Rossi, ma un'altra Madonna, un'altra immagine, e questo mi pare che non debba essere fatto. Tra l'altro, ecco, vorrei anche sottolineare come l'interesse della gente si manifesta, per esempio, e in questo caso è proprio un'espressione di devozione popolare, specialmente nel mese di maggio, un mese notoriamente dedicato dalla tradizione al culto della Madonna, mediante la posizione di fiori recisi davanti all'immagine, quella per esempio che c'è in via Campi, dove la mano della devozione dei fedeli si manifesta quasi giornalmente mediante la posa di questi fiori freschi. E infine l'interesse, bisogna dare atto che negli ultimi anni mi pare nell'ottobre del 2001 si è proceduto alla installazione di un bel mosaico nella via Varese che riproduce il santuario di Saronno e quindi la presenza così significativa di una storia della devozione, della religiosità dei saronesi. Sfogliando una rivista dal titolo Edicole Sacre, Amici dei Capitei, che è un termine veneto, se non sbaglio, ho notato che è nata anche un'associazione che ha gli scopi che lei si è prefisso con la pubblicazione del suo libro. Sì, effettivamente, su iniziativa di un frate cappuccino della provincia veneta, padre Fiorenzo Cuman, è sorta questa associazione chiamata Istituto di Ricerche e di Studi sull'Edilizia Popolare Sacra, la sigla è IRSPS, con sede a Marostica, provincia Vicenza, in via Can Grande della Scala numero 5. E proprio nella sede di questa associazione, costituita con atto notarile qualche anno fa, c'è un museo veramente interessante dove vengono esposte fotografie, anche tra l'altro anche artisticamente valide, di tutte le edicole, non soltanto del Belgio, ma di tutta Italia. Noi ringraziamo l'avvocato Iani della sua gentilezza e disponibilità. Ecco, da parte mia esprimo proprio il ringraziamento vivissimo per l'interesse da voi dimostrato, e interesse che vorrei fosse generalizzata a tutta la collettività, a tutta la gente, anche ai non credenti, verso queste forme di religiosità popolare che impropriamente vengono definite arti minori, ma che esprimono proprio per il patrimonio di tradizioni e anche per la possibilità data dagli artisti un grande interesse.